Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Con la presentazione alla prima commissione consiliare è iniziato il percorso per l'approvazione del rendiconto finanziario 2018 di Palazzo Cesaroni e della Regione Umbria. Il servizio di Marco Paganini. La prima commissione consiliare è tornata a riunirsi per l'illustrazione di due documenti finanziari, il rendiconto 2018 dell'Assemblea Legislativa e quello complessivo della Regione Umbria. Il primo documento è stato presentato ai commissari dalla Presidente Donatella Polzi, che ha relazionato evidenziando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica raggiunto attraverso una gestione del bilancio caratterizzata dal principio di prudenza e di responsabilità sia nella fase preventiva che nel corso della gestione. Efficacia, efficienza ed economicità sono state conciliate con le attività inerenti alla funzione legislativa, di indirizzo e di controllo dell'Assemblea Legislativa, l'informazione e comunicazione, l'organizzazione della struttura e degli uffici e quella di promozione della cultura. I costi che incidono maggiormente sul bilancio dell'Assemblea, che ammonta circa 20 milioni di euro, sono gli emolumenti dagli amministratori regionali, l'erogazione degli assegni vitalizi, i contributi ai gruppi consiliari, gli stipendi ed oneri per il personale, le spese per il funzionamento. Il rendiconto della Regione Umbria è stato illustrato dal presidente Fabio Paparelli, che dopo aver sottolineato il contributo delle regioni alle manovre finanziarie nazionali, ha ricordato che l'Umbria si è confermata nel 2018 tra le regioni benchmark in sanità, settore a cui viene destinato il 71% del bilancio, che ammonta complessivamente a 3 miliardi di euro. Paparelli ha poi evidenziato che non ci sono state anticipazioni di cassa, il bilancio della sanità è in equilibrio, è stato rispettato il pareggio di bilancio, si riscontra un elevato grado di capacità di incasso delle entrate e di contrasto dell'evasione fiscale. Inoltre i tempi di pagamento per gli acquisti di beni e servizi sono stati rispettati ed è migliorata la gestione finanziaria con una conseguente riduzione dell'indebitamento regionale. Illustrata a Palazzo Cesaroni la relazione conclusiva sui lavori della Commissione d'inchiesta Analisi e Studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, sicurezza e qualità della vita. La Commissione d'inchiesta Analisi e Studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenza, sicurezza e qualità della vita ha presentato a Palazzo Cesaroni la relazione finale sui lavori svolti. Il presidente Giacomo Leonelli, unitamente ai consiglieri Claudio Ricci e Andrea Liberati e al presidente dell'Osservatorio regionale, Walter Cardinali, ha tracciato un quadro dell'attività intrapresa, degli obiettivi non raggiunti a causa dello scioglimento anticipato e degli auspici per le misure di contrasto all'illegalità che potranno essere poste in essere nella prossima legislatura regionale. Aprendo la conferenza stampa, Leonelli ha evidenziato che le mafie sono una sorta di mostro mutante che cambia ogni giorno e richiede un continuo adeguamento degli strumenti di contrasto e della normativa regionale. Abbiamo presentato la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Antimafia, in un clima sicuramente di amarezza per l'interruzione anticipata dei lavori stessi, così come decisa dal Consiglio regionale, che ha appunto votato e deliberato in questo senso. Sicuramente alcune cose restano incomplete, in particolare il lavoro dell'Osservatorio, che è un organismo costituito da rappresentanti delle associazioni, categorie economiche, sindacati, che ci aiutava a monitorare la situazione in Umbria, ma al tempo stesso però c'è anche l'orgoglio per aver prodotto un lavoro importante, appunto la costruzione dell'osservatorio stesso, ma anche la costruzione di parte civile nel processo di criminalità organizzata avente sede in Umbria e soprattutto aver messo in campo una nuova legge di contrasto alle mafie nella nostra regione, che è stata sottoscritta da tutti i gruppi, quindi fatta all'unanimità, che non ha purtroppo completato l'iter visto lo scioglimento anticipato, ma che veramente può essere, visto che è definita al 95% con l'accordo di tutti, può essere il primo atto della nuova legislatura. Per cui si riparte da qualcosa di importante e speriamo che qualcosa di più possa essere fatto nella prossima legislatura. Andrea Liberati ha poi espresso l'auspicio che per il futuro ci sia un maggiore coordinamento con la Commissione parlamentare antimafia e un potenziamento delle procure che ne migliori la funzionalità. Servirebbe inoltre una diversa selezione del personale politico affinché esso sia in grado di fare muro alle infiltrazioni e alla diffusione dell'illegalità. Ma l'auspicio è che sia servito a qualcosa. L'auspicio è che il contributo che ogni forza politica ha messo in campo sia stato utile, non vano,
rispetto chiaramente a un'infiltrazione evidentemente pervasiva anche in Umbria. Stamattina abbiamo tenuto insieme una conferenza stampa per ribadire che è necessario fare muro rispetto alle organizzazioni malavitose e tuttavia non è mai scontato apparire così uniti, non per tattiche politiche ma perché sono i partiti anzitutto ad aver dentro una sorta di patologia che infetta il sistema. Questo è un elemento su cui la classe politica deve fare di più, soprattutto nella selezione del personale politico, di coloro che saranno i candidati futuri della regione, per il Parlamento, nei comuni, in Europa, proprio perché noi dobbiamo essere garantiti rispetto all'essere totalmente impermeabili e a respingere queste organizzazioni, la loro forza economica, la loro forza, la loro capacità di influenza e corruttiva nei confronti della politica tutta. Il professor Bruno Bracalente ha presentato a Palazzo Cesaroni il consueto studio sui flussi elettorali in Umbria, condotto con il software messo a punto dal professor Antonio Forcina e con la collaborazione di Nicola Falocci e Brunello Castellani del Servizio Studi e Valutazione delle Politiche dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Vediamo il servizio. Le elezioni europee hanno sconvolto il panorama politico della nostra regione, molto più di quanto avvenuto in altre regioni italiane, ha detto il professor Bracalente presentando la consueta analisi post-elettorale. Il voto di appartenenza non c'è più, è calata radicalmente la fedeltà al proprio partito politico. Nello stesso giorno, a distanza di qualche secondo, un elettore vota a sinistra per le europee e a destra per le comunali, oppure viceversa. Il confronto tra le politiche del 2018 e le europee di quest'anno rivela una enorme mobilità. Le oscillazioni che hanno interessato i principali partiti e movimenti, ha spiegato Bracalente, sono di entità senza precedenti. Il PD, che alle europee del 2014 aveva avuto uno straordinario successo, ha perso 120.000 voti in 5 anni e quasi 20.000 anche rispetto alle politiche del 2018. Il Movimento 5 Stelle ha più che dimezzato i propri voti rispetto alle politiche di un anno fa, perdendone 75.000. Lo stesso ha fatto Forza Italia, che in un anno è passata da 60.000 a 29.000 voti. La Lega, che alle europee del 2014 aveva ottenuto 12.000 voti, è passata a 103.000 alle politiche del 2018, fino a raggiungere i 171.000 voti in queste elezioni europee. Stabile la sinistra radicale intorno ai 25.000 voti, mentre sia la destra di Fratelli d'Italia che le altre liste di centrodestra o estrema destra sono in decisa crescita, dai 25.000 voti del 2014 ai 38.000 di queste elezioni europee. C'è stato un flusso da tutte le parti verso la Lega. Primo luogo dal Movimento 5 Stelle, se facciamo il confronto col 2018, poi dal PD, poi da Forza Italia, poi da chi nel 2018 non era andato al voto. E la Lega quindi è riuscita a portare dalla sua parte, questa è un'interpretazione, insomma, gli scontenti sia dei partiti tradizionali di centrosinistra e di centrodestra, sia dei movimenti nuovi come il Movimento 5 Stelle, sia di chi era talmente scontento che non andava più nemmeno al voto. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti dove si è andati al voto, il PD ha vinto in 3 comuni su una decina. E 3 comuni importanti sono passati adesso al ballottaggio dal centro-sinistra al centro-destra. E anche nei comuni minori, dove è più difficile dare anche la colorazione precisa alle liste che si presentano, però è molto. È chiaramente prevalente il passaggio dal centro-sinistra verso il centro-destra, che non viceversa. Se guardiamo la graduatoria delle regioni italiane per voto alla Lega, l'Umbria è quarta, dopo il Veneto, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia. Le Marche vengono subito dopo e il PD ormai ha le stesse percentuali della Lombardia, in Umbria, del Lazio, del Piemonte, poco meglio delle Marche, molto sotto la Toscana e l'Emilia-Romagna, quindi l'Umbria si è un po' staccata dal novero del trio forte delle regioni rosse.
Dal confronto tra le politiche dell'anno scorso e le europee di quest'anno emerge lo straordinario successo della Lega, passata da 103.000 a 177.000 voti, che è stato determinato, oltre che dalla conferma di quasi tutti i suoi consensi delle politiche precedenti, da flussi in entrata da tutti i settori dello schieramento politico, in primo luogo dal Movimento 5 Stelle, che ha ceduto alla Lega oltre il 16% dei suoi 141.000 voti ottenuti nel 2018. Il secondo flusso in entrata per consistenza assoluta è quello di provenienza PD, che ha ceduto alla Lega circa 21.000 voti, il 16% dei 127.000 del 2018. Molto consistente anche il flusso di provenienza Forza Italia, che ha ceduto alla Lega oltre un quarto dei suoi 60.000 voti, 17.000. Altri flussi provengono da Fratelli d'Italia e dalle altre liste di destra, in complesso circa 7.000 voti, e in misura notevole dal non voto del 2018, circa 11.000. Il Partito Democratico ha mantenuto quasi il 90% dei propri voti del 2018, i principali flussi in uscita sono andati al non voto e alla Lega, mentre è stato modesto il deflusso verso il Movimento 5 Stelle. In entrata per il PD il flusso principale proviene dalle liste di sinistra. Il dimezzamento dei voti di Forza Italia deriva principalmente dal flusso verso la Lega, a cui ne ha ceduti 17.000, pari a circa il 28% di quanti ne aveva ottenuti un anno fa. Tra le altre liste, quella che ha ottenuto il migliore risultato è Fratelli d'Italia, che ha acquisito voti da Forza Italia e dalla Lega, circa 3.000 da ognuno, dal Movimento 5 Stelle, meno di 2.000, e anche dal non voto del 2018, altri 3.000 voti. Ne ha a sua volta ceduto in diverse direzioni, in particolare alla Lega, diventata da quasi zero il primo partito della regione, pescando consensi da molti elettori che si erano allontanati dalla politica e dal voto e da una estesa massa di elettori scontenti, soprattutto dei partiti tradizionali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente è disponibile alla visione su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.